Vorrei rispondere ad alcune domande rivolte frequentemente a chi come me si occupa di musicoterapia, in modo da favorire una corretta conoscenza di questa disciplina così preziosa in termini di supporto alla persona in numerose situazioni. La prima domanda in assoluto che viene rivolta è: che cos'è la musicoterapia? Dobbiamo essere sinceri nel dire che non è semplice dare una definizione a parole di una disciplina che si muove nell'ambito del non verbale, delle emozioni, delle relazioni che si sviluppano appunto durante il percorso di musicoterapia. Ma propongo un estratto della definizione data dalla Commissione Pratica Clinica della Federazione Mondiale di Musicoterapia, che definisce in questi termini tale percorso e tale disciplina. La musicoterapia è l'uso della musica e dei suoi elementi, suono, ritmo, melodia e armonia, per opera di un musicoterapista qualificato in un rapporto individuale o di gruppo all'interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilizzazione, l'espressione, l'organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo, nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi della persona. La seconda domanda che molto di frequente viene posta è la seguente. Una seduta di musicoterapia consiste nell'ascoltare musica e rilassarsi? E qui è importante una specificazione. Esistono due tipi di musicoterapia, attiva e recettiva. Nel primo caso, musicoterapia attiva, quindi, l'approccio è particolarmente indicato per bambini in età evolutiva o persone prive di capacità simboliche di verbalizzazione, che quindi si contraddistinguono per la predisposizione al fare e all'agire attraverso il corpo, che prevale quindi sulla facoltà di simbolizzazione della mente. Si farà uso quindi di strumenti appartenenti a quello utilizzato in musicoterapia, definito appunto strumentario ORF. Il tutto per una migliore integrazione emotiva e sociale della persona stessa, che intrecerà appunto una relazione attraverso il mediatore sonoro musicale con il terapista. L'approccio invece recettivo è prediletto in coloro che hanno maggiori capacità di simbolizzazione, di verbalizzazione e prediligono l'ascolto ad un coinvolgimento attivo, per esempio pensiamo anche ai pazienti adulti, il tutto in una dimensione di certo rilassante, gratificante e regressogena. La terza domanda che di frequente viene posta è: ma com'è la stanza di musicoterapia? Che cosa troviamo all'interno? Il setting di musicoterapia è innanzitutto una base affidabile in cui la persona possa far emergere le proprie problematiche, così da poterle poi, assieme al terapista, rielaborare. Ecco perché il luogo in cui si decide di svolgere un incontro di musicoterapia è di solito un luogo riservato e protetto, sia dal punto di vista acustico che architettonico. È un luogo stabile, ovvero si mantiene lo stesso locale nel corso del tempo, così da divenire un luogo riconoscibile dal soggetto, desiderabile, in modo da creare anche una ritmicità delle sedute. Deve esserci ovviamente una facilità di accesso, una facilità di raggiungimento ai servizi, così da agevolare ogni tipologia di difficoltà. Un locale non troppo ampio per evitare che sia dispersivo e non troppo angusto da impedire libertà di movimento e di espressione. Nella stanza di musicoterapia sarà presente lo strumentario ORF, che include una varietà di strumenti appartenenti alle famiglie di idiofoni, membranofoni, cordofoni e aerofoni. Essi debbono essere di facile utilizzo, solidi proprio per ridurre ansia anche in merito all'incolumità degli stessi. E nella stanza è poi essenziale la presenza di uno stereo per l'ascolto di materiale musicale preregistrato o di apparecchiatura per la registrazione video degli incontri, qualora, ecco, lo si ritiene opportuno. Quarta domanda: come si svolge una seduta di musicoterapia? Allora, l'incontro di musicoterapia si suddivide generalmente in tre momenti, soprattutto parlo nel caso di una terapia di tipo attivo, quindi ad esempio quella effettuata con bambini. Il primo momento è il momento di accoglimento e di contatto con l'incontro precedente, o accoglimento se è il primo incontro in assoluto.
La seconda parte è lasciata ad una libera improvvisazione, oppure può essere semi-strutturata dal terapista, anticipata quindi in alcuni casi da una consegna. La terza parte è la conclusione dell'incontro e la rielaborazione dei vissuti emersi nello stesso. Le sedute vengono solitamente organizzate in cicli di 12 incontri. Al termine di ognuno di essi è opportuno effettuare un bilancio tra terapista e utenti per valutare i risultati del lavoro svolto e definire eventualmente ulteriori obiettivi o riconfermare i precedenti per il successivo ciclo di incontri. Le sedute possono svolgersi in un contesto individuale o di gruppo a seconda delle esigenze della persona e sarà il terapista a ovviamente decidere se inserire la persona nell'ambito di gruppo o se preferibile invece un rapporto duale. Prima ovviamente dell'inizio di un percorso di musicoterapia è indispensabile un colloquio preliminare di valutazione con la famiglia del soggetto, valutando la situazione, le aspettative, effettuando quindi l'anamnesi della persona da trattare. Vi sono poi i cosiddetti incontri preliminari di valutazione, che possono essere variabili da 1 a 4, per valutare proprio la pertinenza di tale trattamento sulla persona coinvolta. La durata di ognuno degli incontri è di circa 45 minuti, un'ora, a seconda ovviamente della permanenza del soggetto e della disponibilità della persona, ed è a cadenza settimanale. La quinta domanda: è possibile concordare incontri a domicilio? Qualora, rispondo, la persona non ha la possibilità, oggettiva di spostarsi, nella sede di terapia, è possibile anche concordare con la famiglia, incontri a domicilio in casi ovviamente particolari. Sesta domanda: quali sono i benefici che apporta la musicoterapia? La musicoterapia ha in sé moltissime peculiarità, avvalorate anche da studi scientifici. Infatti, durante il solo ascolto musicale si hanno effetti a livello fisiologico, per esempio variazioni della tensione muscolare, del battito cardiaco, della frequenza respiratoria, dell'attività gastrica, della produzione ormonale. Per citarne soltanto alcuni, vengono stimolate ampie reti neurali e la cosa straordinaria è il fatto che sia accessibile a tutti, dai bambini sino agli anziani. Se poi si intraprende lo studio della musica, si ha anche la possibilità di sviluppare la capacità attentiva, di memoria, di coordinazione, che comunque può essere affrontata anche in ambito di musicoterapia. Essa è inoltre un canale privilegiato per veicolare emozioni in modo semplice e non per questo poco efficace, e diviene quindi fondamentale nei casi in cui vi siano difficoltà di comunicazione. Questo ci conduce alla settima domanda, ovvero a chi è rivolta la musicoterapia? Sicuramente a persone con disagi fisici o di tipo emotivo. Può essere un supporto in casi in cui si presentano difficoltà di apprendimento, di attenzione ed iperattività. Numerosi sono i bambini che si rivolgono a questa disciplina con diagnosi di disturbo da deficit di attenzione e di iperattività correlate anche a disturbo positivo provocatorio, oppure disturbi del comportamento sociale, disagi psichici. In ambito oncologico diviene un importante supporto, come anche in gravidanza e nel parto, come percorso di accompagnamento alla nascita. In ambito neonatale rafforza e facilita il rapporto diadico madre-bambino e in età senile è molto utile, ad esempio, nelle forme di demenza per recuperare ricordi e emozioni di un tempo e migliorare anche la comunicazione. Quelli citati ovviamente sono solo alcuni dei molteplici campi applicativi di questa preziosa disciplina.